a tutti. Oggi faccio questo breve video per farvi vedere come lanciare le bacchette mentre state suonando la batteria. Allora, molto brevemente vi spiego il primo movimento. Il primo movimento consiste nel fare mezzo giro alla bacchetta, quindi per fare questo io vi consiglio sempre di lavorare fuori dalla batteria in maniera tale che siete comodi nel raccoglierla, anche perché il più delle volte vi cadrà spesso per terra. Quindi non demoralizzatevi e vedrete che ci riuscirete anche voi. Allora, il primo movimento è questo, come dicevo prima, mezzo giro, quindi 1, 2, 3, 4 e così via. Fatelo finché non vedrete che la vostra mano diventerà parecchio agile, quindi riuscirete a farlo anche più veloce. Ok? E così via. Una volta che avete acquisito questo, fate un giro completo. Quindi, giro completo inteso così. Ok? Ripeto, fatelo fuori dalla batteria perché almeno così siete più tranquilli, anche perché delle volte avrete degli atteggiamenti così buffi nel cercare di acchiappare questa bacchetta che facendolo qui rischiate ancora di farvi del male. Quindi fuori dalla batteria avete tutto il terreno, diciamo, tutto lo spazio che vi serve per poter correre dietro alla vostra bacchetta quando vi sta scappando di mano, senza rischiare di andare a dare dei colpi ai piatti, di spaccarvi le dita o tagliarvi addirittura. Quindi, almeno questo è quello che è capitato a me, per carità. Quindi, una volta che fate il secondo movimento, quindi il giro completo, che apparentemente sembra più facile, però non lo è, io dico sempre questo: lanciate la bacchetta il più in alto possibile, senza esagerare, tipo un metro e qualcosa di altezza, in maniera tale che voi lanciandola riusciate a vedere il movimento completo della rotazione della bacchetta, quindi riuscite a prenderla come volete, quindi in questo modo. Ok, adesso io ho gli spazi un po' più limitati, però vedete che la lancio molto in alto e lentamente. Vabbè, a parte questo, facendolo un po' di volte, poi il movimento viene naturale. Ok, e così via. Stesso discorso anche con l'altra mano, quindi mezzo giro. Mezzo giro fino ad arrivare a quello intero, il completo, cioè. È anche molto divertente riuscire a farlo in due. Cercate sempre di avere indipendenza in tutte e due le mani, in maniera tale che con una potete fare una cosa e viceversa, così non avete impedimenti mentre state suonando. Vi farò vedere questo movimento su magari qualche ritmo, un paio di ritmi in quattro quarti, no? Cerchiamo di farvelo vedere lentamente. Allora, classico. Studia questo perché ovviamente si parte da sempre da una base, non possiamo pretendere di andare già a fare cose del genere. Farete molta fatica su questo, quindi iniziate sempre graduatamente. Quindi il primo ritmo che vi ho fatto vedere è un classico 4 quarti, fatelo
Facciamolo lentamente, così vedete anche dove lancio la bacchetta. Quindi io la lancio sempre sul colpo di cassa all'inizio. Lento. Ok, fin qua spero di essere stato chiaro, no? Allora, il secondo movimento è l'opposto, il giro è al contrario, in questo modo. Ok, per fare questo movimento vi consiglio di mettervi sul vostro rullante, se avete un pad allenatore meglio ancora, così non diventate sordi ancora prima di aver imparato a fare l'esercizio, e fate questo movimento. Appoggiate la bacchetta sulla pelle o sul pad in questione, con le dita, con questa parte della mano, date un colpo in su alla bacchetta in questo modo e la andate a prendere. Ovviamente all'inizio, come l'esercizio precedente, non la prenderete quasi mai, farete una fatica bestiale, però a forza di farlo anche questo, succede questo lavoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avete notato che io non appoggiavo più la bacchetta sulla pelle, rimaneva alzata? Perché a forza di farlo così, capirete che il movimento è soltanto un colpo di frusta che date, un colpo di frusta, scusatemi, un colpo che date al contrario alla bacchetta per far sì che abbia questo effetto. Quindi all'inizio vi servirà molto questo appoggio per capire il movimento. Una volta che avete capito il movimento, non c'è più bisogno. Ok? Ve lo faccio vedere se riesco anche così. Spero sia tutto chiaro. Anche su questo, no? Partite sempre con ritmi semplici, molto basilari, non abbiate fretta di correre. Quindi, ritorniamo sul tempo magari in 4/4. Sempre sulla cassa all'inizio. Ok. Proviamo a applicare adesso i due lanci che ho fatto, no? Il primo e il secondo, su questo ritmo, magari facendolo un po' più veloce. Ok, spero di essermi spiegato, di avervi fatto divertire e buon divertimento.